Al Giardino delle Idee, l'estate 2011, una stella fra le stelle, Margherita Hack. È un grande piacere veramente averti ospite in questa nostra piccola, ma sembra molto gradita, manifestazione che vuole unire veramente quella che è la cultura e quindi ci fa piacere anche quando abbiamo personaggi toscani molto importanti come te, perché anche se stai a Grazie. Trieste sei rimasta E come sono rimasta fiorentina fiorentina? e tuo marito Accidenti. parla più fiorentino di prima, quindi è segno buono, ecco. Beh, tutte e due si È parlano vero, è vero, fiorentino. è vero. Ecco Margherita, questo libro, Il mio infinito, Dio, la vita, l'universo, riflessione accelerata, qualcuno dice, ah, qualcuno sta a parlare di Dio, fermi, leggete il libro prima, perché tra l'altro la prendi molto alla larga, perché parti con l'introduzione dove parli Io più che quell'essere altro intermedio fra la scimmia e l'uomo eretto, quindi ti l'hai volevo preso. far capire Esatto. quanto faticoso sia stato il cammino per capire che cosa sono le stelle, dove siamo noi e cos'è l'universo. Grazie. E quindi un po' il cielo è stato il primo libro di testo scientifico dell'umanità che ha imparato a osservare i fenomeni naturali e arzigogolando che cosa potevamo voler dire, pian pianino attraverso secoli siamo arrivati a capire tante cose. Oggi sappiamo che cosa sono le stelle, a che distanza sono, come si formano, perché brillano, come invecchiano, come muoiono. Sappiamo che sono loro che fanno tutti gli elementi necessari per fare il nostro corpo. Quindi è proprio vero che noi siamo figli delle stelle. Non c'è dubbio su questo. I nostri però trisavoli erano più fortunati di noi, perché noi le stelle con queste città, con queste illuminazioni Le così stelle le stupide, vedevano, loro le perciò vedevano, noi se ne vede noi molto non si meno. vedono più, però ci sono degli Esatto. strumenti Sì, che ci fanno esatto. vedere anche quello che non si vede. Comunque sono molto contento quando ci sono quelle nottate in cui fanno la notte delle stelle, No, la notte veramente, delle quello è una stelle, perché veramente, se perdita. no i Per bambini non esempio, vedono mai bambini le stelle. non le vedono, Non le anche in vedono. campagna è difficile perché c'è sempre tanta luce diffusa. Sì, si Le vede le più grosse. stelle servivano anche per Per orientarsi, voglio orientarsi, dire, la ma notte poi era appunto importante. sono quelle che hanno suscitato tutte le curiosità e che hanno sviluppato poi il cervello umano. E poi chi non si ricorda di aver dormito sotto le stelle, magari una notte stellata che fa veramente impressione, è anche una cosa molto bella, perché poi nel silenzio queste luci Sì, è tutta se c'è un'altra le cosa. Ecco. Quelle purtroppo è l'uomo che le produce sempre di più, ecco. Senti Margherita, attualmente hai fatto questo libro, ripeto, si riprende poi durante la presentazione, sarebbe inutile farti fare la scimmietta che ripete sempre le stesse cose. Che programmi hai? Perché tu sei una che Ma sei sempre orientata programmi nel e poi futuro, nel programmi passato. ormai e l'ho fatto, c'ho 89 No, no, anni. no, non è vero, perché non ti fermi mai, non ti fermi mai. Lo dici da Vabbè, 40 anni insomma, però, in realtà. finché sono viva non mi fermo, poi un giorno o Certo. l'altro mi fermerò. Ma quello è una cosa, quando verrà, Naturale. verrà, naturale, esatto. Senti, Beh, ti ringraziamo molto e aspettiamo veramente con molto piacere la tua eccezionale presentazione, che ti garantisco ha suscitato anche molta attenzione, perché avere Margherita Hack ad Arezzo è veramente un grande onore che ci hai mamma mia. fatto. Grazie ancora per essere venuta. Prego. Boom.